Giuseppe Perotti è nato a Torino, generale di brigata proveniente dal genio militare. Subito dopo l'8 settembre 1943, egli si mette a disposizione del Comitato di Liberazione Nazionale Piemontese, che lo designa al comando militare. Quando è stato fucilato, aveva 48 anni. Torino, 3 aprile 1944. Renza, mia adorata. A differenza della grande maggioranza di noi mortali, mi è dato sapere che fra poche ore morirò. E ti posso assicurare che ciò non mi spaventa. Non credevo così facile adattarsi all'idea del trapasso. Ma se penso non a me che me ne vado, ma a voi che restate, allora un supremo sconforto mi assale e un dolore immenso per il male che vi faccio. Io mi considero morto in guerra, perché guerra è stata la nostra, ed in guerra la morte è un rischio comune. Non discuto se chi mi darà il colpo ha colpito giusto o meno. Si muore in tanti ogni giorno, e di più innocentemente. Io almeno ho combattuto. Prima di lasciarti, devo ripeterti che sei stata per me la compagna più dolce, affettuosa, buona, intelligente che io avessi potuto sognare. Mi illudo di aver sempre cercato di ricambiarti i sentimenti che suscitavi in me. La vita per te sarà dura. Se le vicende vorranno che tu possa trovare un altro aiuto, accettalo per te e per i nostri figli. Non voglio fare il bilancio della mia vita. Si chiude in modo così tragico che non so come classificarla. Devo giudicare che sono sempre stato un fallito e che l'ultimo anno ha chiuso degnamente il ciclo. Ma d'altra parte ho sempre cercato e ne ho piena coscienza di fare del mio meglio senza fare male a nessuno. Se sono fallito nelle risultanze non è colpa delle intenzioni ma dei mezzi che hanno mancato allo scopo. Prendo congedo da voi, come spero comprenderete attraverso le mie pagine mal scritte, anche perché la luce è molto scarsa, ma sono serenamente tranquillo. Non ho l'impressione di andarmene per sempre, ma di allontanarmi come ho sempre fatto, di sognare in viaggio voi e la mia casa e di pensare al mio ritorno in famiglia. Sono certo che questo senso di serena fiducia mi accompagnerà fino all'ultimo momento. Io sono certo che vivrete felici e contenti e continuerete a ricordarvi sempre del vostro papà.